avete romiti nemmeno il tempo di respirare praticamente, perché c'è gara 3 decisiva per quanto riguarda questo campionato. Che umore c'è in squadra? Sicuramente positivo, perché comunque abbiamo battagliato fino alla fine, abbiamo cercato di portare a casa subito il risultato a gara 2, purtroppo non ci siamo riusciti, ma rispetto magari alla trasferta di Vicenza, qui abbiamo lottato veramente dall'inizio alla fine, è stata veramente una battaglia. Forse è stato il terzo tempo che ha un pochino inciso nell'economia della partita, che è stata di tono, qualche gol subito, poi avete provato a recuperarla, però forse è stato il terzo tempo che ha inciso. Sinceramente ragazzi, posso rimproverare veramente poco, forse quello che è mancato magari sono stato proprio io, perché nel momento decisivo potevo mettere dentro almeno 2-3 palle, invece mercoledì proprio non riuscivo a entrare, quindi se devo dare la colpa a qualcuno, diciamo, me la prendo io, perché non ho fatto, diciamo, la mia solita prestazione, o quantomeno una prestazione normale, ecco, quindi sono stato un po' sotto le righe secondo i miei canoni, ecco. La trascina della squadra per tutta la stagione, in gara 1 sei stato decisivo, e qui se siete arrivati fino a questo momento, grande merito per Davide Nomiti sicuramente. Ma il merito è di tutti, perché se io faccio determinate partite il gran merito è della squadra, perché ho un ruolo che non posso farla al settino, non posso, oltretutto normalmente mi chiudono, quindi se non fanno il loro movimento o non mi fanno arrivare a palla io posso fare veramente poco, quindi se io faccio buone prestazioni il merito è della squadra. Nel caso di mercoledì le palle sono arrivate, la prestazione dei ragazzi c'è stata e magari avrei dovuto chiudere io i conti e non ce l'ho fatta, forse sono mancato io principalmente, per il resto ci abbiamo provato fino alla fine e cerchiamo sabato di prenderci questa vittoria. A vincere sarà la squadra che avrà qualche energia in più rispetto all'avversaria? Beh, sicuramente la trasferta si farà sentire, ieri siamo arrivati questa mattina 5:30, noi poi come tutti ben sanno non è uno sport professionistico, io alle 9 già stavo al lavoro come tanti altri miei compagni, forse qualcuno anche prima delle 9, quindi si farà sentire. Queste partite sicuramente conta più la voglia e la testa che poi il fisico viene trasportato dalla testa.